Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. 90 milioni di euro pronti per essere investiti nella messa in sicurezza dell'Ilva. Ad annunciarlo il presidente Bruno Ferrante, nominato dai giudici del riesame, custode e amministratore delle aree e degli impianti sotto sequestro. Si apre ora dunque un nuovo percorso che porterà all'ambientalizzazione del siderurgico, con le attenzioni rivolte naturalmente alla tutela dei livelli occupazionali. Vediamo. Un nuovo percorso verso il risanamento. Il Tribunale del Riesame di Taranto ha dunque confermato il sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto, ma la finalità del provvedimento non è più quella dello spegnimento e della conseguenziale chiusura delle sei aree sottoposte ai sigilli della magistratura, come del resto previsto dall'ordinanza del GIP Todisco. Con la sentenza del riesame, il sequestro viene infatti finalizzato all'adeguamento e al risanamento degli impianti. Confermati gli arresti domiciliari per Emilio e Nicola Riva, ex presidenti dell'Ilva, e per l'ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso. Rimessi in libertà invece gli altri cinque indagati, tutti capi area Ilva: Marco Andelmi, Angelo Cavallo, Ivan Di Maggio, Salvatore De Felice e Salvatore Dalò. Su nomina dei giudici sarà proprio il presidente dell'Ilva Bruno Ferrante a rivestire l'incarico gravoso di custode e amministratore delle aree e degli impianti sotto sequestro. Una misura restrittiva nei confronti di tre persone che noi auspicavamo, speravamo che ottenessero la libertà. È un momento veramente di grande dolore per noi, per l'azienda, per la società, per la famiglia Riva. È un momento di grande dolore e credetemi che il nostro primo pensiero è andato evidentemente a loro. Naturalmente noi rispettiamo, come sempre, le decisioni dell'autorità giudiziaria e ovviamente valuteremo con i nostri legali tutte le iniziative per rimuovere e rivedere questa decisione. Non si parla più di chiusura, di interruzione dell'attività, non mi sembra di cogliere nel provvedimento del riesame queste parole. Si parla di utilizzo dell'impianto, certamente finalizzato alla messa in sicurezza e altri provvedimenti relativi all'impatto ambientale. Tra le indicazioni che emergono dalla lettura delle perizie, dalle indicazioni che emergono dal tavolo governo regionale, governo nazionale, da quanto emergerà anche in sede di discussione dell'AIA, io credo che avremo un panorama e un pacchetto di iniziative che vanno nella direzione indicata dal provvedimento del giudice del riesame. L'obiettivo è quello, ripeto, della messa in sicurezza dell'impianto, almeno così è detto, e della diminuzione dell'impatto ambientale. Questa è la strada che noi dobbiamo intraprendere. Noi abbiamo attualmente investimenti che riguardano l'ambiente e la sicurezza pari a 90 milioni di euro. Sono risorse finanziarie destinate all'ambiente e alla sicurezza, che riguardano diverse iniziative. Una, per esempio, è quella della barriera attorno ai parchi minerali. È una barriera costosa su cui noi abbiamo investito risorse e la nostra attenzione continuerà su questo tema. Qui c'è da tutelare sicuramente l'ambiente e la salute, ma ci sono da tutelare posti di lavoro, tantissimi posti di lavoro. C'è da tutelare la storia di un'azienda, la storia di una famiglia, la storia di un'impresa. Ecco, se tutto questo può essere utile e se la mia persona può essere utile a raggiungere questi obiettivi, io sono lieto, sono felice di percorrerli. E mentre dal ministro Passer aggiunge l'ultimatum, occorre evitare la chiusura, se si chiudono quegli impianti non si riaprono più, il governatore Nichi Vendola ha tenuto un incontro in regione con il presidente Ferrante e con l'assessore regionale all'ambiente Lorenzo Nicastro. Abbiamo chiesto all'Ilva di dire prima tutti i passi in avanti che intende comunque compiere. L'orientamento delle pubbliche amministrazioni, lo sapete qual è stato in questi anni, in questi mesi, in questi giorni, riaffermato con passione a un tavolo di lavoro in cui non ci siamo distratti un attimo, ma la novità è che anche l'Ilva si impegna, diciamo così, a dare una risposta. E in questo senso noi abbiamo molto sollecitato l'azienda per
trovando nel dottor Ferrante un interlocutore leale e attento. In una nota Legambiente esprime grande soddisfazione per l'operato della magistratura in merito alla richiesta di citazione in giudizio a carico di 15 dirigenti della centrale termoelettrica Enel di Cerano per inquinamento ambientale dovuto a dispersione di carbone sull'area con termine al nastro trasportatore e alla centrale stessa. Gli imputati, si legge in una nota sottoscritta da Francesco Tarantini e Fabio Mitrotti, rispettivamente presidente Legambiente Puglia e presidente del Circolo di Brindisi, sono accusati della dispersione di polveri di carbone che avrebbe provocato danni agli agricoltori di terreni vicini all'impianto industriale. Nei loro confronti è emesso un decreto di citazione a giudizio firmato il 31 luglio scorso dalla PM brindisino Giuseppe De Nozza. La prima udienza del processo è prevista per il 12 dicembre prossimo dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Brindisi. Sono anni, concludono Tarantini e Mitrotti, che l'associazione si occupa del problema denunciando i danni che l'inquinamento derivante dalla dispersione del carbone ha arrecato ai terreni agricoli circostanti e agli agricoltori stessi, ed avanzando anche proposte per il recupero degli stessi terreni agricoli e per la loro rivalorizzazione. Chiediamo ora che giustizia sia fatta e che vengano pienamente accertate le responsabilità. Voltiamo pagina, passa anche alla Camera con 371 voti favorevoli il decreto sulla spending review che prevede tra l'altro l'abolizione di alcune province e l'accorpamento di altre. Un provvedimento che investe con tutta la sua forza d'urto anche, come sappiamo, Brindisi e Taranto, e intanto si accende proprio in queste ore il dibattito sul territorio in merito alla posizione assunta dai parlamentari brindisini durante il voto. Vediamo. Dopo il Senato, anche la Camera dei Deputati ha votato dunque a favore del decreto sulla spending review che prevede fra i vari interventi del Governo finalizzati alla riduzione delle spese anche la soppressione delle province più piccole, ovvero quelle con meno di 400.000 abitanti e 2.500 km di estensione, Brindisi e Taranto incluse. Su 457 votanti presenti in aula, soltanto in 86 hanno votato contro il provvedimento, 371 i parlamentari favorevoli, 22 gli astenuti. Il decreto dovrebbe consentire un risparmio di 26 miliardi di euro in tre anni. Secondo quanto dichiarato dal governo, i tagli permetteranno di evitare l'aumento di 2 punti percentuali dell'IVA fino al 30 giugno 2013, lo stanziamento di 2 miliardi per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma e la salvaguardia pensionistica per oltre 55.000 esodati. Gli enti provinciali saranno praticamente dimezzati, dalle attuali 110 province infatti si passerà a circa 50 entro la fine del 2012. I criteri, come dicevamo, l'estensione territoriale e l'entità della popolazione. In Puglia se ne salvano solo 3, Bari, Foggia e Lecce, da accorpare invece Taranto, Brindisi e Barletta-Andria. A quanto pare, nonostante il dibattito che sta animando l'estate brindisina, i parlamentari del territorio non si sarebbero opposti in aula al decreto, con la prevedibile delusione dei tanti abitanti che speravano che l'identità del territorio fosse tutelata e non escluso che oggi il dibattito possa infuocarsi. La cronaca: ai militari della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana, all'esito di una verifica eseguita nei confronti di un'azienda agricola di Oria, hanno scoperto una truffa ai danni dell'INPS e denunciato 108 falsi braccianti. In particolare l'attività ispettiva condotta dalle Fiamme Gialle ha consentito di dimostrare che un imprenditore agricolo aveva attestato rapporti di lavoro in realtà mai esistiti per consentire proprio a 108 braccianti di beneficiare indebitamente degli speciali trattamenti assistenziali previsti per i lavoratori dell'agricoltura, come indennità di disoccupazione, maternità e malattia per oltre 500.000 euro. Il titolare dell'azienda agricola e 108 falsi braccianti sono stati quindi denunciati all'autorità giudiziaria per truffa aggravata ai danni dello Stato. Per fare chiarezza sulle origini dei due incendi che hanno interessato la zona commerciale della città di Francavilla Fontana, il sindaco Vincenzo Della Corte ha chiesto e ottenuto per oggi un incontro in prefettura a Brindisi, al quale hanno partecipato i componenti del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Preoccupato il primo cittadino, che ha sottolineato come gli episodi criminosi stiano mettendo davvero a dura prova l'occupazione e gli investimenti da parte degli imprenditori. Stefania Franciosa. Su richiesta del primo cittadino di Francavilla Fontana, Vincenzo Della Corte, si è svolta oggi in prefettura una riunione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. All'ordine del giorno le strane coincidenze degli incendi che nei giorni scorsi hanno interessato l'area commerciale della città degli Imperiali, in particolare il centro casalinghi e il capannone Regalcasa SRL. Vogliamo vederci chiaro e capire la natura dei roghi che hanno distrutto le due aziende, ha spiegato questa mattina il sindaco Della Corte. Sono certamente preoccupato
preoccupante e allarmante, e questo è il motivo per cui ho chiesto nella giornata di lunedì al signor prefetto di convocare questo comitato per la sicurezza dedicato a queste problematiche di Francavilla. Il prefetto è stato come sempre tempestivo. Cosa chiederete al prefetto? Noi chiederemo intanto che vi sia nel più breve tempo possibile chiarezza su quelle che sono state le cause di questi due incendi che purtroppo hanno mandato a casa decine di famiglie, e in un momento in cui trovare anche un posto di lavoro è difficile, immaginate decine di persone che restano senza lavoro, ed è la prima preoccupazione del capo di una comunità, insomma. E poi se questi incendi sono stati dolosi, evidentemente c'è un ritorno preoccupante all'interno della zona industriale di Francavilla, cosa che a me dispiace profondamente, è un problema serissimo. Ancora cronaca, nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, coadiuvati dal personale della compagnia di Brindisi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Valentina Paladini, una 28enne di San Pietro Vernotico, perché ritenuta responsabile di illecita produzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso una costruenda abitazione di sua proprietà, i militari hanno infatti accertato che la stessa aveva realizzato sul terrazzo, lo vediamo, una vera e propria serra coperta dotata di sistema di ventilazione e accessori per l'irrigazione e coltivazione. Nella sera sono state rinvenute 103 piante di canapa indiana in ottimo stato di vegetazione, di altezza media di circa 60 cm, che sono state poste dunque sotto sequestro, così come lo stabile. Al termine delle operazioni e dopo le formalità di rito, l'arrestata, su disposizione del PM di turno, il dottor Milto De Nozza, è stata condotta presso la propria abitazione per rimanervi in regime di arresti domiciliari. Voltiamo pagina, lasciamo la cronaca. Ha presentato nella sala conferenze della Camera di Commercio di Brindisi il DVD Brindisi Accoglienza, realizzato dall'ente camerale brindisino e da Federalberghi per incentivare il turismo e promuovere le strutture ricettive del territorio e servizio. Incentivare il turismo e promuovere le strutture del territorio, questi gli obiettivi che Camera di Commercio di Brindisi e Federalberghi vogliono raggiungere grazie alla diffusione di un DVD dal titolo Brindisi Accoglienza. L'evento è stato illustrato questa mattina presso l'ente camerale di Brindisi dal presidente dell'Associazione degli Albergatori, Pierangelo Argentieri. Oggigiorno bisogna comunicare anche in una maniera, diciamo, più immediata e più diretta, come per l'appunto la rete, il web, quindi uno strumento da implementare nei propri siti internet, da far veicolare nella rete e soprattutto da far sfruttare con i potenti mezzi che ormai rappresentano un po' sia le app e quant'altro nei sistemi comuni, diciamo, del turista di tutti i giorni. Ora, questo progetto è un progetto interessante perché sicuramente coglie un aspetto fondamentale, quello di utilizzare al meglio le risorse anche pubbliche per far sì che le aziende si promuovano, quindi lo scopo è sicuramente divulgare un po' e promuovere i nostri servizi, però dare anche la possibilità alle aziende di utilizzare un video da mettere sul proprio sito internet, da divulgare su YouTube per promuovere appunto i propri servizi e la propria terra. Sicuramente non ci sono più i numeri a due cifre di qualche tempo fa. Dobbiamo ragionare su scala nazionale, quindi ci sono anche altre regioni che sono un po' più appetibili, però è anche vero che questa è una crisi che vede soprattutto colpire una certa tipologia di impresa, un certo tipo di sistema. Federalberghi ha divulgato dei dati, no? E diciamo che un po' tutto sta diminuendo dal punto di vista delle percentuali, quindi gli alberghi sono in difficoltà, anche addirittura i B&B, che sono l'ultima novità della filiera turistica, risentono qualche piccolo segno della crisi, però al tempo stesso sono un elemento di disturbo in un contesto di concorrenza, diciamo, sleale, perlomeno con le aziende che non sostengono i costi di una pressione fiscale come è per l'appunto quella moderna, quella contestuale. Ora, bisogna sicuramente ragionare su un livello regionale, una strategia che deve essere il più possibile di anticipo, quindi non, diciamo, posta nei risultati, e da questo punto di vista lavorare sulla promozione, sulla qualità e sul giusto rapporto tra il costo finale che dobbiamo proporre al turista e la qualità generale percepita. Ci spostiamo a Martina Franca, dove resta prioritaria la riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata. Ieri sono state inaugurate le prime 4 isole ecologiche della Garbi, compattatori che permetteranno di differenziare ricevendo in cambio buoni sconto in attività commerciali convenzionate. Vediamo. Come salvaguardare l'ambiente facendo il proprio dovere di bravo cittadino e, cosa che non guasta, anzi, guadagnando.
Sono state inaugurate ufficialmente a Martina Franca le prime 4 isole ecologiche Garbi, compattatori distribuiti nel tessuto urbano che permetteranno di riciclare plastica, flaconi e alluminio, ottenendo una premialità vera e concreta sotto forma di buoni sconto presso 4 attività commerciali convenzionate. Un'iniziativa certamente importante in una città che guarda la necessità di riorganizzare radicalmente l'attività di raccolta differenziata, ferma sulla desolante percentuale del 4%, come ad una priorità. Primo ecopoint ad essere inaugurato, quello della postazione di via Taranto, alla presenza di Vincenzo Ruggeri, amministratore della ISA, impresa servizi ambientali, concessionaria di zona Garbi, Massimiliano Fontana, socio e rappresentante della 4F, proprietaria di 5 punti vendita convenzionati, e Vincenzo Sparaco, amministratore e proprietario della Garbi. Installiamo, come vedete qui alle mie spalle, degli ecocompattatori, che sono dei macchinari appunto che riducono il volume delle plastiche e dell'alluminio. Servono pure a fare, appunto a fare una raccolta differenziata di qualità, nel senso che noi separiamo appunto già a monte alcune tipologie di materiali come le bottiglie di plastica, i flaconi, appunto l'alluminio, e tutte le persone, i cittadini che verranno a conferire presso questi macchinari il loro materiale avranno dei buoni sconto, dei buoni spese da spendere presso gli esercizi convenzionati. In questo senso abbiamo appunto siglato con 4 supermercati a Martina appunto una convenzione in cui sarà riconosciuto per ogni bottiglia 3 centesimi appunto, fino ad un massimo cumulabile del 20% sulla spesa totale, e i cittadini quindi potranno avere, facendo la raccolta differenziata, appunto un'incentivazione per spendere i propri bei soldini all'interno dei supermercati. Noi intanto abbiamo iniziato su 4 supermercati in 4 soli privati, ovviamente l'intenzione è quella di riuscire a servire quanta più utenza possibile, riuscire a coprire tutta Martina. Aspettiamo in ogni caso quella che è la risposta della cittadinanza e speriamo che questo progetto insomma vada molto bene. Restiamo a Martina Franca, dove giunge alla sua 11ª edizione la mostra mercato dell'antiquariato e del collezionismo, rassegna che si proporrà a tutti gli appassionati dall'11 al 26 agosto nella tradizionale location di Piazza Marconi. Più forti della crisi e con un obiettivo minimo, ambizioso, ma possibile, quello di confermare almeno la soglia delle 40.000 presenze. Gli organizzatori dell'Arca Promoter pronti a vincere l'ennesima sfida, forti del grande successo che ha accompagnato la mostra mercato dell'antiquariato in questi primi 11 anni di vita. Dall'11 al 26 agosto, nella piazzetta dell'Istituto Scolastico Marconi e nei locali interni alla scuola primaria cittadina, si rinnoverà l'appuntamento con il meglio dell'antiquariato e del collezionismo proposto da espositori provenienti da tutta Italia. Nella cornice del ristorante La Rotonda, in Villa Comunale, la presentazione ufficiale di questa edizione 2012 della rassegna, alla presenza del vicepresidente dell'Arca Promoter Raffaele Chiarelli e dei consiglieri Antonio Colucci e Angelo Pulito, del consigliere regionale Francesco Laddomada e del vice sindaco Pasquale La Sorsa. Avremo un 35-36% di persone diverse rispetto agli altri anni. Avremo antiquari da Bologna, antiquari da Pesaro, da Palermo, da Rossano Calabro, da Bagheria, da Catania e poi da tutti gli angoli della Puglia e della Basilicata. Pertanto si può dire che comunque rimane nel centro-sud una delle più affermate. 11ª edizione, credo che sia un evento che inizia ad avere qualcosa di storico nella vita culturale della città. E io in qualità di componente della Commissione Cultura della Regione Puglia mi sono affezionato a questa manifestazione, vedo che cresce sempre di più. Quest'anno per la prima volta, grazie anche all'interessamento e all'attivismo degli organizzatori, avremo una presenza nello stand della Regione dell'Istituto d'Arte di Grottaglie per le ceramiche. Questo perché vogliamo dare ai visitatori una completezza espositiva di quello che è la Puglia e specialmente le eccellenze del nostro territorio inteso in senso più allargato possano offrire. Credo che questa sia la chiave per fare in modo che la manifestazione accresca il suo prestigio a livello pugliese e anche a livello italiano. Inauguriamo sabato sera 11 alle 19 e sarà aperta la mostra tutti i giorni festivi dalle 9 la mattina alle 23, mentre i pomeriggi dalle ore 17 alle 23. E inoltre subito dopo, alla chiusura, cioè dal giorno 20, partirà il nostro
mercatino di mezz'estate, giunto alla sua quinta edizione, e anche quello è molto visitato perché la gente la sera vuole passeggiare tra queste bancarelle. Pertanto complessivamente tra uno e l'altro avremo circa un'ottantina di espositori. Pertanto mi auguro che ci veniate a visitare, perché sicuramente troverete qualcosa che vi può interessare. Parliamo ora di sport, di calcio. In particolare il Città di Brindisi aggiunge un altro tassello under alla squadra che affronterà la stagione 2012-2013. La società biancazzurra ha infatti tesserato Gabriele Franchina, difensore nato il 3 maggio del 94 a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, prodotto del settore giovanile del Catania. Lo scorso anno si è distinto tra gli etnei di Giovanni Pulvirenti nel girone C del campionato Primavera Team, per lui anche un gol messo a segno contro la Roma. Anche l'ex tecnico della prima squadra, Vincenzo Montella, lo ha spesso convocato in vista di gare amichevoli. In attesa di conoscere in quale serie disputare il prossimo campionato di calcio a Fasano, nasce la nuova Unione Sportiva Città di Fasano, obiettivo principale della nuova società che gestirà la prima realtà calcistica cittadina, la valorizzazione dei giovani talenti fasanesi. Il calcio fasanese riparte dall'Unione Sportiva Città di Fasano. La nuova società calcistica prende vita in queste ore con l'obiettivo di portare avanti progetti davvero importanti nel panorama calcistico locale. Innanzitutto l'obiettivo fondamentale è quello di dar vita ad un settore giovanile che possa partire fin dai primi calci sino alla squadra under 18. Far emergere il talento sportivo dei giovani fasanesi che sinora non hanno avuto la possibilità di mettere in mostra le proprie capacità, facendo parte di una scuola calcio aperta a tutti a titolo gratuito. Ma non solo. Tre progetti in cantiere, quello di una scuola per arbitri affiliata all'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, a dimostrazione dei valori di rispetto e correttezza sui quali è fondata la nuova società sportiva dilettantistica fasanese. Saranno questi i principi cardine del sodalizio biancazzurro, espressi anche nel logo ufficiale della società Unione Sportiva Città di Fasano. Un pallone storico che richiama i vecchi principi di calcio sano, genuino e senza contaminazione. Lo sfondo dello scudetto richiama invece il logo storico dell'Unione Sportiva Fasano, due fasce, una bianca e l'altra azzurra, tagliate in diagonale, al centro della quale campeggia lo stemma della città di Fasano. La nuova società, il cui organismo dirigenziale sarà ufficializzato nei prossimi giorni, punta sul settore giovanile che possa essere il presente, ma soprattutto il futuro della squadra di calcio maggiore. In questi giorni si sta lavorando alacremente per cercare di iscrivere la nuova società ad un campionato di calcio quanto più dignitoso possibile per il nome di Fasano, e tra il prossimo fine settimana e l'inizio della prossima si conoscerà il campionato al quale l'Unione Sportiva Città di Fasano parteciperà. Brutte notizie invece per i tifosi mesagnesi: la Boys Mesagne non giocherà il prossimo campionato di promozione sabato. Infatti è scaduto il termine entro cui la società avrebbe dovuto versare la prima rata dell'iscrizione. Vi lascio al servizio di Agnese Poci, da parte mia è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Si infrange il sogno di rivedere il Boys Mesagne e giocare sul sintetico della Tagliata. La squadra, infatti, dopo l'iscrizione preliminare via internet non impegnativa, non ha formalizzato l'iscrizione al prossimo campionato di promozione. Scadeva infatti sabato 4 agosto l'ultimo termine per saldare l'iscrizione con 6.000 euro di bonifico. Se Luigi De Vicenti, patrono uscente del Boys Mesagne, si era impegnato per dare ancora qualche giorno di vita alla squadra, non se l'è sentita di affrontare, in completa solitudine, una spesa di 6.000 euro che l'avrebbe vincolato ad occuparsi in prima persona dell'intera gestione del campionato della squadra, che l'anno scorso si è attestata intorno ai 100.000 euro. Negli ultimi giorni, in prossimità della scadenza dell'iscrizione, si erano susseguiti degli incontri, sostenuti dall'amministrazione comunale, perché si creasse una sorta di cordata di imprenditori locali per gestire il Boys Mesagne. Ma a due giorni dal termine ultimo dell'iscrizione, solo in due erano gli imprenditori interessati, quindi il progetto per salvare il Boys è sfumato. Complice anche la crisi economica. Se lo scorso anno De Vicenti affrontò da solo il percorso, tortuoso e costoso, che ha portato la squadra allenata da mister Gioacchino Marangio a raggiungere il terzo posto e essere ripescata per la promozione, ad oggi nessun imprenditore potrebbe accollarsi una spesa simile. In vita, a rappresentare i colori giallo-blu del Mesagne, rimarrà l'Atletico Mesagne di Vincenzo Todisco, già iscritto in seconda categoria. Siamo su internet 24 ore su 24, www.trcb.it. Thank you.